Ciao! Allora, ebbene sì, ho fatto shopping stranamente da Yves Rocher, quindi scontrino alla mano e vi mostro i prodotti, ma soprattutto oltre ai prodotti vi mostro tutti gli omaggi, perché sono più gli omaggi che i prodotti. Aspettate che ve li mostro. Allora, ecco qua, dunque, due prodotti come sempre con la cartolina scontati del 40 e io come sempre ho preso il siero della Sebo Vegetal perché questo mi trovo benissimo, che costava 14,95, io l'ho pagato 8,97 e poi lui perché l'avevo finito e lui per me è il migliore, il contorno occhi, questo qua, Serum Vegetale, Rouge e Lifting, questo per me è il migliore, 19,95, scontato, l'ho pagato 11,97. Veniamo al... Ah no, penso di aver preso un'altra cosa anche. Sì, eccola qua. Questa l'ho presa a prezzo pieno, 2,95 perché era una novità, non potevo non prenderla. È la crema mani, questa, fiori di loto, Lotus Flower, fiori di loto selvatico. Questa qui. Ma cosa dovrebbe essere? Souge? Cosa vuol dire? Salvia. Fiori di loto e salvia. Mi è sembrata fresca come profumo, comunque 2,95 e 30 ml, quindi anche bella grande. Poi veniamo agli omaggi. Primo omaggio è questo. Infatti la nuova linea, nuova profumazione. Questo è il bagno doccia, fiori di loto e salvia, adesso so cos'è. Sa molto di salvia. Profumato ma fresco, sembra buono. Può sembrare buono, comunque lo proverò e vi dirò. Poi questo qui, che è anche carino, quindi questo contenitore. E poi dopo la novità che uscirà il mese prossimo è questa, il nuovo Anti-Age Global per una bellezza senza tempo, crema sublimatrice correttiva. Sinceramente, ne ho sentito parlare bene, ma non ho ancora avuto modo di testarla, quindi era ora di provarla. Vediamo, e dentro c'è. Allora, la crema giorno, crema antiattacco correttiva, questa qui, che è un 7 ml, no, il profumo devo sentirlo. Buono. E poi dopo c'erano due campioncini, questi qui, che questo è il siero, sempre della stessa linea, essenza correttiva, sempre il siero, e questo è la crema notte. Quindi c'era tutta la linea da provare e mi sembra una cosa carina. E questo era tutto quello che ho preso da Yves Rocher con le novità, sconti, promozioni e gli omaggi. Altra cosa velocissima, mi sono fermata da Sephora perché cercavo una palette che ovviamente non c'è. Penso c'erano tante altre cose, ma ve ne parlerò in un altro video. E ho preso a 5 euro questo, che è della Mr. Blank Bamboo Whitening Pulse. È lo dentifricio sbiancante al bambù, quindi è proprio un dentifricio nero. Che poi, eccolo, che poi l'ho già provato. Ha il profumo di menta, sì, e dice di non essere un dentifricio perché non va a fare la stessa azione del dentifricio, ma va usato dopo il dentifricio classico. Due volte che lo uso, quindi non vi posso dire, mi sembra che siamo ancora a livelli senza perché abbia fatto niente, però li sento più lisci. Non so se mi ha eroso lo smalto oppure se qualcosa il bambù inizia a fare leggermente. Vi dirò anche di questo. E se ne avete altri da consigliarvi o avete provato questa linea, fatemelo sapere. Questa è in promozione a 5 euro per 25 ml. E quindi questo era tutto lo shopping del periodo. Fatemi sapere quale prodotto volete che vi recensisco per prima, se c'è qualcosa che vi ispira e se sapevate soprattutto che Sage era la salvia. Non lo sapevo, giuro che non lo sapevo. Comunque sia, se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!